Bene, come pensavi di procedere? La Weasley gli ha detto che hai una lista di cose da comprare, sì, una bacchetta e così via. Sì, semi di dittamo, delle magiformule e qualche ricetta di pozioni. Perfetto, voglio vedere cosa farai con la nuova bacchetta. E una lista ti permette di avere tempo per curiosare qua e là nel villaggio. Io devo solo fare un salto veloce in un negozio per prendere una cosa per mia sorella. Va bene. Troviamoci in piazza quando hai finito. Ok. Ricorda, è Hogsmeade, divertiti. Va bene. Ci rivediamo quindi. Prima non potevo fare niente perché dovevo stare vicino a lui, almeno adesso possiamo fare quel cacchio che vogliamo. Il villaggio di Hogsmeade è ricco di varie attrattive, botteghe e altri luoghi di interesse che puoi esplorare grazie alla mappa della tua guida. Va bene. Sì, ok, Ollivander dov'è? È qua. Io andrei da Ollivander, oh. Ma comunque guardo anche qua. Vedi? Non ti fa entrare, livello 2 devi avere. Ovviamente dipende dai livelli. Anche qua, vedi, in base ai livelli che abbiamo, poi ci faranno entrare, vedi. Non ci fanno entrare da tutte le parti, anche qui. Ah, posso prendere così, senza pagare niente. Non mi ammazzano. Adesso non ci... per scopo, ne posso prendere una, voilà. Ma vedi, ci sono lucchetti da tutte le parti. Oddio. Per la maledetta barba di Merlino, di nuovo. Oddio, oddio, siamo da Ollivander. Un attimo e sono... Ah, sei tu. Solo un momento. Va bene. Ah, Buongiorno, cerco... Una bacchetta, sì. Alla buon'ora. Sì, io... Alla buon'ora. Sei la nuova studentessa del quinto anno, no? Ma che dico, certo che lo sei. Il mio nome è Garbold Ollivander. Ma di certo avrei già sentito parlare degli Ollivander, i migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere conoscerti. Anche per me. Su, vieni con me. Voglio la bacchetta. Troviamo la bacchetta perfetta, d'accordo? No, 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 no. Tu no. Ah, sì. Sì. Nucleo potente, 10 pollici e mezzo. Dovrebbe andare. Tieni, perché non provi questa? Forza, su, brandì. Mi sa che non andrà bene. L'avevo detto. Ah, che strano. Prova ancora, su, brandiscila bene. No. Non è la nostra. Beh, direi che non ci siamo, eh? Non preoccuparti, la troveremo. No, tu no. Forse... Sì. Legno raro, 13 pollici e 3 quarti, corda del cuore di drago. E infatti la mia bacchetta è corda di... Proviamo questa qua, invece. Chissà se ci danno direttamente la bacchetta che abbiamo... no. Tu puoi tornartene dritta sullo scaffale. Ma è fissate queste... La cosa si sta rivelando più complessa di quanto pensassi. Sei fissato coi bauletti verdi, in senso, nelle scatole verdi, ma un altro colore per forza verde. Oh, ed ecco. Sempre qui. Verde, niente la fa. Sì, tu potresti essere quella giusta. Oh, vediamo. Ecco, prendila. E questa è quella giusta. Spirale storta, grigia scura, cipresso, corda di cuore. Infatti, questa è la mia bacchetta. Cipresso, il tipo di legno è cipresso, tipo di nuque, corda dei cuori di drago. Flessibilità leggermente elastica, 12 pollici e mezzo. Sì, è la mia bacchetta questa. Ma non la posso usare, scusatemi, non mi fate vedere. Ah, posso scegliere come farla. Curioso, in vero? Questa semplice, questa così, questa, questa.
Questa assomiglia un pochettino a Sambuco. Interessante. Questo sembra un pezzetto di legno. Beh, io la lascerei per com'era, cioè, nel senso, non sto lì a cambiare. Cipresso, lunghezza 12 pollici e mezzo, se non sbaglio. Non so se hanno preso la mia, però la mia, io ragazzi seleziono quella mia, cioè, ovviamente avevo fatto il test e la mia è corda del cuore di drago, quindi corda di cuore del drago utilizzata come nucleo per le bacchette e nota per la magia potente che produce, cioè vedete. Invece il crine di unicorno utilizzato come nucleo per le bacchette è noto per l'affidabilità della magia che è in grado di riprodurre. E invece quella di piuma infinita è tipo quella di Harry Potter, la piuma di una fenice utilizzata come nucleo per le bacchette in grado di produrre un'ampia gamma di magie. Per caso non ho la piuma di fenice, ma la corda di... quindi le questo. Bacchette con corda di cuore di drago sono molto potenti e imparano in... E infatti non ci serve quella. Anche perché la mia è quella, quindi non sto lì a cambiare niente. Questo sembra un pezzetto di legno che è stato buttato lì e l'hanno presa. No, facciamo questo. Acquistiamo. Che cosa ne pensi? Straordinario! Con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. Ok. Allora, che impressione ti ha fatto? Buona. Diversa. Ho percepito una specie di scarica di energia. Un buon abbinamento. Tra voi c'è una connessione potente. La bacchetta giusta imparerà da te tanto quanto tu da lei. Ok. Non vedo l'ora di provarla. Pure io. Lo immagino. Un nucleo di corda del cuore di drago è in grado di produrre magie strabilianti. E il legame tra voi due diventerà sempre più forte. Speriamo. Non sorprenderti se la tua nuova bacchetta sembrerà percepire le tue intenzioni, in particolare nei momenti di bisogno. Mi sembra fantastico, signor Ollivander. Ti lascerò alle tue cose, allora. Torna pure da me se mai dovesse servirti qualcos'altro. Va bene. Wow. Posso già usarla? E vedi, già ti mettono in automatico la tua, poi ovviamente se vuoi puoi cambiarla. Però, cioè, non mi sembra giusto cambiarla. È quella la mia, ma la tengo. Buonanotte. Ma ci siamo venute prima, voglia. Vabbè. Mi scusi, sono qui per le magi formule richieste dalla professoressa Weasley. La studentessa di Matilda. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega. Thomas Brown. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro, la creazione di qualcosa dal nulla. Non sempre è semplice, ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magi formule. Tu esercitati e lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magi formule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. Bene. Non c'è niente di meglio che coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. Diamo un'occhiata. Ok. Da un'occhiata a quello che ho. Che ne dici? Magiformule. Acquistiamo queste. E acquistiamo anche queste, tanto costa zero. Se ti interessa, dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Queste ovviamente costano. Vabbè, quando avremo i soldi poi potremo comprarle, ma... Ah, vedi, possiamo comprare i guanti. Cappelli, sciarpe. Vabbè, per adesso non mi interessa. Poi andando avanti. A posto. Quindi ora
Dobbiamo andare a visitare gli ultimi due negozi e siamo a posto. Ecco qua. Ti do il benvenuto da Pozioni di Grazie. Niente, non vedo niente da guardare, perfetto. Chiedo scusa. Oh, grazie al cielo. Udendo il campanello credevo fosse la signorina Laweng. Non che si degni di venire qui. Comunque, non mi pare di averti mai visto qui, prima d'oggi. È la prima volta che vengo a Hogsmeade. Ah, sì? Perry Pippin al tuo servizio. Ti trovi da Pozioni di J. Pippin. Le tue pozioni per tutte le occasioni. Lo avrei già letto sull'insegna, ma mio nonno ci teneva che lo dicessi a tutti i clienti. Come posso esserti d'aiuto? La professoressa Weasley mi ha chiesto di prendere alcune ricette. Sono nuova di Hogwarts. Ah, sì, ci ha mandato un gufo al riguardo. Ho messo subito da parte quel che ti serve. Ripensando alla mia gioventù, ho immaginato volessi tutto ciò che è utile per le pozioni. La preparazione di pozioni è l'arte più affascinante. Batte qualsiasi cosa si possa fare con una bacchetta. Le pozioni sono davvero così versatili? Forse non faranno la stessa figura di un incantesimo, ma non credere che siano meno potenti. Sì. Possono guarire, distruggere, comunque capisco incantesimi. Ma te ne accorgerai presto. Visto che è la prima visita, ci tengo a dirti che non vendo solo ricette per le pozioni. Offro anche preparazioni già pronte per qualsiasi evenienza e inoltre ne scopro continuamente di nuove. Passa di qui ogni volta che puoi, così da non perdere le novità. Comunque, per ora ti do le ricette richieste, sì. Va bene? Cosa posso fare per te oggi? Ma come, ma hai detto che avevi preparato già quello che... Insomma... insomma, la professoressa richiesta. Ti prego di dare un'occhiata al resto del mio inventario o, se sei di fretta, di tornare a farmi visita. Va bene, vedi, queste... Vabbè, quando ci serviranno queste cose, poi le verremo a comprare, giustamente. Per adesso direi di no. Va bene così. Grazie, salve, arrivederci. Vabbè. Ho visto dei libri volare. Dobbiamo recuperare 8 libri, quindi. Non vorrei che andando nell'ultimo negozio poi non possiamo recuperare gli altri libri, però. Perché ho visto che ne abbiamo uno su 8. Wow, ma quanto è grande Ovni? Cosa stai facendo? Noi gli possiamo dare una mano. No, gli possiamo dare neanche una mano. Ti ho detto che non si può andare lì. Ma la signorina Peck ha detto che un cliente ha perso un diricol da queste parti. Lo so che è vietato, ma pensavo potevi che... Potevi metterci in guai seri. Scusami, papà. È che mi aveva promesso una ricompensa. Invece ho solo perso tempo. Ah, eccoti qui. Finalmente potrò comprarmi la fil di vento. Oh, no. Beh, si vede che non è il destino. Potrei non importa, anche averlo ci penso un là dietro. Come sempre. Ecco qua. Ok, ce ne mancano altri 2. Ma mi posso buttare nell'acqua? No, vabbè. Pure nell'acqua si può buttare. Che è questo? Uova di Amschwimmer. Va bene. Eccoti qua, disgraziato del libro. Ecco. Quindi manca l'ultimo, perfetto. Allora, devo vedere dov'è l'ultimo libro, cavoli. E poi andiamo a fare l'ultima missione e niente. Eccolo qua! Sì! L'ho visto! Dove cacchio è andato a finire? Qua! Disgraziato! Perfetto, sì! Wow, che bello! Non dice Hogwarts? Figata! Non ci credo, il drago si muove! No, vabbè! Eh? Oddio. No, vabbè, è troppo forte. Che bello. Un zucchero filato. Non ne voglio uno. Mi è venuta voglia adesso. Ecco, abbiamo trovato, ok. Wow.
Che figata. L'accoglie, perfetto. Spioscopio. Pagina della guida. Uno spioscopio è un tipo di detector oscuro che gira, fischia e si illumina se individua delle vicinanze qualcuno di poco affidabile. Va usato con prudenza, però, perché il suo frastuono tradisce immancabilmente la presenza di chi lo sta usando. Ah, andiamo bene. Cioè, tu finisci di raccogliere le pagine, no? E te ne escono fuori altre. Cioè, che cacchio. Ah, zonco. Bello. Oddio. Che la faccia soddisfatta, giustamente, No, vabbè. Qualcosa succede, oddio. Oddio. Ah, bello. Mi sembra il turno a bambina. Non mi hai spentato per niente. Buongiorno. Mi scusi, sono qui per i semi che la professoressa Weasley ha ordinato per me. Ah, il dittamo per la nuova studentessa del quinto anno. Immagino sia tu. Per la barba di Merlino, iniziare Hogwarts dal quinto anno, ti tremano le ginocchia. Niente affatto. Sto cercando di viverla come una grande avventura. Così si parla. Non tutti possiedono il temperamento giusto per affrontare i cambiamenti. A proposito, mi chiamo Timothy Tisdale. Questo è il mio negozio, la Rapa Magica. Tengo il carrello qui fuori perché mi piace chiacchierare. Non posso rimanere aggiornato se me ne sto rintanato all'interno, no? In effetti. Oltre ai semi ho anche molte piante. Coltivo tutto da solo. La mia specialità sono gli ingredienti per le pozioni. Persino Pippin si rifornisce da me. Però che ne dici se ti do un pacchetto di semi di dittamo? Dammi quello che ti ha richiesto la professoressa, insomma. Fammi indovinare. Cerchi qualcosa di nuovo. Da pure un'occhiata in giro. Ci sono diversi ingredienti che scommetto stuzzicheranno il tuo appena interesse. Ci serviranno, sì. Beh, è tutto. Sarà meglio che vada a cercare Sebastian adesso. Revelio. Revelio. Carretto della Rapa Magica, pagina della guida. Questo carretto appartiene a Timothy Tisdale. Il proprietario della Rapa Magica, Timothy, ama sentirsi al centro dell'attenzione, intrattenersi con i clienti all'esterno del negozio. Questo avevamo capito. Sì, ho trovato tutto l'occorrente. Ottimo. Tu hai preso quella cosa per tua sorella? Sì. Direi che adesso possiamo fare quel che ci pare. Vediamo un po'. Oh oh. Andiamo bene. Che cacchio è questo? Cattivoni. Troll. Che cacchio è troll, mi pare. Bombarda! Allontanatelo dagli edifici. Via dal villaggio. Oh oh. Oh oh. Schiva. Ah, ok. Adesso si può anche schivare. Ha voglia di dirmelo prima? Adesso ti fanno anche schivare. Aspetta, dove cacchio vai? Mi sto divertendo. È vero, devo fare levioso. Sto andando nel panico, ok. A un certo punto lo spegnerò. Levioso. Ok, me lo sono scordata tutti. No, riprovo. Mi sono scordata tutti gli altri incantesimi. Lanciavo sempre lo stesso. Cioè, mi sono rincoglionita. Ok.
Dai, dai. E faccio schiva e non mi schiva. Allora, io faccio schiva e non mi schiva. Faccio quello e non me lo fa. Dove sei, brutto stronzo? Lo stiamo indebolendo, non fa. Tu non fermarti. A un certo punto lo spingerò. Dove sono? Ce l'ho addosso, non riesco a togliermelo. Un assaggio di quel che ci merita. Davvero ben fatto. Grazioso. Comprito. Vai, vai. Attenta, via qui. Comprito. Bene così, rozzo zotticone. No, 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 via Dani. Via. Dai che sta morendo. Via. No, No, no. No, via. Oh, ti levi. Aiutami. Non riesco a levarmi. Ce l'ho addosso. Ah, meno male. Mi, ce l'avevo addosso. X per invocare magia antica. Oh. Hai sfidato quella sbagliata, direi. Tutti danno. Come cacchio hai fatto? Che ne so? Oh cielo, un altro troll. Avete davvero sconfitto un troll adulto in due? Così pare? Ne ho un ricordo confuso, sinceramente. Già. Per la barba di Merlino, state bene? Sì, ed è un piacere rendersi utili. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, secondo me. Se non avete subito ferite nello scontro, allora potreste aiutarmi a rimettere al loro posto alcune cose. Certo, agente. Singer. Agente Singer. E grazie ancora. E niente. Revelo. Ho sbagliato. Repare. Devo fare riparo, invece ho piccato per sbagliare. Buongiorno. Hai un momento per caso? Vado a vedere che cosa fa. Ok. In meno per la gente Ok, ripariamo tutto. La cosa bella è che si può riparare tutto. Per fortuna non hanno fatto altri danni. Cavoli, lo stronzo ce l'avevo addosso, non riuscivo più a togliermi. Ma non è neanche riuscito a uccidermi, però. Ok. Wow, che figata. Vedo qualcosa. Ribelli. Angus di Woodcroft. O Craft, insomma, come si dice. Pagina della guida. Questa statua rappresenta Angus di... membro di Tasseros sedicente, fondatore del villaggio di Hogsmeade, dopo essere stato allontanato da casa da persecutori bambari. Ah. Ah, ok, se qua, perfetto. Beh, direi che dopo aver ucciso qualcosa. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Permettimi di presentarmi, Augustus Hill, commerciante di capi straordinari. Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll e per aver riportato la pace a Hogsmeade. È stato un piacere. Francamente meriteresti un ordine di Merlino, ma ho qualcosa di più utile per te. Abbigliamento per maghi Stracci & Sons è la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni salvavita, diciamo.
Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per ciò che hai fatto oggi. Grazie, signore. No, signore, non posso accettare. È che fa rifiuti. Però io sinceramente risponderei no, signore, non posso accettare, cioè. Grazie, signor Hill. Molto generoso da parte sua. È il minimo che possa fare. Prova questo per capire la taglia, va bene? Ok, ce li dà lo stesso. Oggi ho parecchi articoli interessanti. Fai con comodo. Abito tradizionale, confronto. Questo acquistiamo. Nessun cliente esce da stracci. Hai ricevuto un nuovo pezzo di equipaggiamento. Andiamo ad equipaggiare. Ah. Le statistiche di difesa e attacco attuali sono visualizzate nell'angolo in alto a destra dello schermo. Seleziona mantelli, abiti e premi. Ok. E vedi, questo è così. La nostra promessa. Questi sono, insomma, a pagamento, non... Anche no, perfetto, basta. Grazie comunque, è stato gentile. Sembri una persona di buon gusto. Ci siamo guadagnati una bella burro birra, non trovi? Così forse non penserò al troll che voleva polverizzarmi. Già, sono d'accordo con te. Bene, i tre manici di scopa è in questa direzione. Andiamo. Vendo anche altri oggetti utili in combattimento. Qualora il tema dovesse interessarti... Ok, manichino, ok. A differenza dei manichini incantanti che gli studenti usano per allenarsi nei duelli, quelli di Stretchy e Stones, non so se l'ho pronunciato giusto, sicuramente no, servono solo a esporre le ultime novità della moda per i maghi. Ok. Cosa ho in bottega? Niente. Arrivederci e grazie. Però, guardate che bel completino che ci abbiamo. Sperando che non ci sia il solito baccano, potresti addirittura conoscere Sirona, la proprietaria. Mm. Un ottimo contatto. Ok, tutte le volte che vedo lo schermo nero mi viene l'infarto. Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade. Che ti serviva solo un buon diversivo. Guardate che dice. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Puoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Ricordati bene. Se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Oh oh. Ragazzi. Andiamo. Ci avranno visti? Non credo proprio. Che faceva quel goblin con Victor Rookwood? Rarrock è in combutta con Rookwood. I goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto. Presto, infiliamoci nei tre. Mi conviene, perché parlate lì? È stato bello rivederti, Lodgok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. E poi ci guarda un merdino come questi. Bene, cosa posso... Oh, abbiamo una faccia nuova. Già. È la prima volta che vengo. Benvenuta. Oggi offri la casa. Però fosse sempre così. Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e bottegai. Sono felice che siate indenni. Tutto merito suo. Ha ucciso un troll senza alcun aiuto. Ma davvero? Già, ho dovuto farla da sola. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico, dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Qualcosa non torna. Ovvio. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Oh oh. Ecco, appunto. Era Lodgok quello che se n'è andato?
La tua clientela è peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Ma che vuoi? Non si farla fa... tanto tragica. Sono qui solamente per lei. Che cacchio vuole? Non disturbare, si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Meno male che siamo protetti, no. Ho detto di non disturbare. Pare che non vi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Bastardi. Vieni, Theophilus. I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Non berrai burro birra per sempre. So strozzo. Stai attento, perché la vita non si sa mai. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Già. Stai in guardia. Rookwood e Harlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Perché ci hanno visto. Troll, Ranrock e Rookwood. C'è qualcosa che non so. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per ora. Ecco, penso proprio che faremo meglio a tornare nel castello. Già. Parla con Sebastian fuori dai tre manici di scopa. Ah, ok. Però devo dire che in questo gioco ti fanno mania molto spesso. Io salto, giustamente, mica faccio le scale. Sono felice che ci fosse Sirona. Te l'avevo detto che è un. Meno male che c'era Alessa, no? Non so come finiva. Non sembrava affatto intimorita da Rookwood e Harlow. A un certo punto dovrai spiegarmi perché Victor Rookwood ti tiene d'occhio. Ma possiamo parlarne più tardi. Ora dobbiamo tornare al castello. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio un'altra punizione per essere rientrati dopo l'orario consentito. Andiamo. Ok. Comunque ci è andata bene. Missione completata, arriva a Hogsmeade. Manco siamo arrivati, già mi stanno succedendo tutti i colori. Ok. La posta via Gufo ti sarà inviata quando i personaggi che hai incontrato hanno richiesto aggiornamenti per te. Seleziona il signor Fig per visualizzare il messaggio che ti ha mandato. Ah, ok. Vieni nel mio ufficio, ho scoperto qualcosa da un medaglione. Ho trovato la Gringot. Ok. Va bene, comunque poi lo vedremo e niente, vabbè. Niente ragazzi, io direi finire qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, se vi va seguitemi su TikTok e niente, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!